Amici di Etti Sport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri, la pallanuoto vista da vicino. Torniamo oggi in casa della formazione femminile della Comonoto Recoaro e per parlare della compagine lombarda è con noi l'universale del set allenato da Andrea Pisano, Alice Giraldo. Ciao Alice, benvenuta. Grazie di aver accettato Grazie il nostro invito. a te per l'invito, ciao. Alice, settimana, periodo un attimo insolito, anticipo con l'Equipe Orizzonte per gli impegni Champions delle siciliane. Settimana di pausa per la Final Six, potremmo dire, avete fatto la pacchia. Però io a questa affermazione non ci credo. Penso invece che Mister Pisano vi abbia messo in vasca e vi abbia fatto lavorare veramente alla stragrande. Ti chiedo che lavoro ha svolto la squadra in queste settimane. Abbiamo fatto un po' di carico, visto, vabbè, la partita con l'Orizzonte che era un po' a senso unico, abbiamo caricato un attimino, abbiamo usato quella partita come allenamento e poi da lì abbiamo già iniziato a parlare delle 3 partite che verranno, che per noi sono importantissime, quindi stiamo lavorando molto sulla tecnica individuale e sulla tattica, soprattutto sulla tattica che ci serve. Assolutamente, anche perché lo vediamo tra un po'. Siamo ormai al momento della verità, dove o si è dentro o si è fuori. Non ci sono più se, ma e occasioni di recupero. Sono circa 20 giorni trascorsi senza partite ufficiali. È una domanda che mi piace spesso fare agli atleti e alle atlete. È un vantaggio perché si ritrova la continuità di allenamento, la possibilità di lavorare bene dal punto di vista fisico e tattico, oppure può essere alle porte di sfide importanti che comunque decideranno le vostre sorti, uno svantaggio perché poi si ritorna in acqua ed è difficile trovare fin da subito il ritmo partita. È uno svantaggio se non si ha la possibilità di fare partite effettivamente di allenamento. Noi fortunatamente riusciamo a giocare spesso tra di noi, almeno un paio di volte a settimana, che sia una partita, una porta sola o contro i ragazzini o anche tra di noi, riusciamo a giocare. Non è mai uguale alla partita, però diciamo che aiuta molto a mantenere il ritmo. Anche perché poi la confidenza sugli schemi, sugli automatismi, già, anche se in scala ridotta, credo sia comunque un passaggio fondamentale. Sì, assolutamente sì. Anche perché poi avendo anche delle partitelle che non sono allo stesso ritmo di quelle in campionato, comunque arrivi a provare gli schemi un pochino più stanche, non proprio da fresca. Quindi diciamo che anche quello aiuta ad allenare la mente durante la stanchezza. Lo dicevo all'inizio, siamo ormai allo sprint finale, vi giocate una stagione in poche partite. Ti chiedo quali sono, sei una delle senatrici della squadra, le caratteristiche decisive che bisogna avere in questo momento per riuscire ad avere la meglio e mettere al sicuro la nave. Usiamo questi immagini. Diciamo che secondo me serve compattezza, compattezza e decisione, soprattutto in fase realizzativa, che è quella che quest'anno ci è mancata un attimino. E si corre per la salvezza, si corre per la permanenza in Serie A1 dopo la storica impresa dello scorso anno con Tete Pozzi al comando. Si prova il 2 su 2. Ti chiedo cosa significherebbe per la Comonuoto centrare il traguardo per la seconda volta consecutiva. Sarebbe una grande soddisfazione, soprattutto perché l'organico è pressoché invariato negli ultimi anni, quindi vuol dire che la Comonuoto è riuscita in un'impresa del genere con quelle di casa sua, cioè proprio con persone interne, non prendendo straniere fortissime che ti risolvono la partita, cioè siamo noi, gruppo Como, che è riuscito a salire, a salvarsi il primo anno e che riesce a salvarsi anche quest'anno, diciamo. E ripeto, sei una delle esperte della rosa. Cosa vuoi dire alle tue compagne alla vigilia di questo sprint? Voglio dire che Mancano, ecco, più che alla vigilia, diciamo, a pochi giorni dall'inizio di questo sprint. o la va o la spacca. Siamo riusciti ad arrivare fino a qui in questi 3 anni. Non ci ha mai fermato niente prima, non deve fermarci niente adesso. Siamo tutte insieme, cioè nessuna è da sola in questo sprint. Quindi
Mi auguro che ci mettiamo tutto il cuore, la testa e diciamo che anche un po' di fortuna non guasterebbe. Assolutamente, anche perché bisogna incastrare poi anche qualche incrocio per arrivare alla salvezza diretta e non Esatto. passare dalla coda dei playout, anche se mi permetto di dire che siete forti comunque dell'esperienza accumulata lo scorso anno, quindi potremmo dire che rispetto alle dirette rivali, il Como in materia di playout ne ha da vendere. Siamo ferrate. Esatto. Inizia questo trittico di partite che emetterà i verdetti, perché poi si lavora un anno intero per raccogliere dei frutti, siano essi positivi o purtroppo negativi, però è questo il senso. Si parte dalla sfida contro il Bogliasco, formazione che all'andata avete battuto. Che tipo di partita ci possiamo aspettare? Secondo me sarà una partita molto, molto tirata, molto... loro sono veloci, hanno un gioco veloce, non stanno mai ferme. È una partita che secondo me ci giocheremo punto punto e sarà una gran partita. Sì. Giocare in trasferta quanto vi svantaggia? Fino adesso in trasferta abbiamo sempre sofferto un pochino, però non è il momento di pensarci. Siamo in trasferta, giochiamo in trasferta anche in casa perché giocando a Busto o a Monza, diciamo che comunque una parte di viaggio c'è sempre, quindi non dobbiamo farci buttare giù da quelle 2 ore di macchina che abbiamo. Certo. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta dal punto di vista tecnico-tattico, dove credi che si potrà decidere l'andamento del match? Sulla decisione dei nostri tiri. Dobbiamo essere convinte quando andiamo in porta perché creiamo tanto, stiamo difendendo abbastanza bene, l'unica cosa che ci manca, appunto, sono i gol. Insomma, operazione attacco la potremmo ribattezzare. Operazione attacco, La potremmo ribattezzare anche così, c'è necessità di gol pesanti. esatto. Va bene, chiudiamo così la nostra chiacchierata. Ringrazio Alice Giraldo per essere stata insieme a noi. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Alice, grazie mille. Ciao Andrea, grazie a te, buona giornata.